I mattoncini più amati al mondo mandano letteralmente in tilt la città di Schio. Vedere una mostra di Lego è come fare un viaggio dove il tempo e lo spazio perdono ogni confine. Puoi vivere nel passato, ai tempi della Magna Grecia, con un tempio bellissimo. Puoi vedere guerrieri in combattimento ed assistere all'inganno più antico della storia, il cavallo di Troia, con un soldatino che esce dalla pancia del famoso cavallo. Puoi fare un balzo nel presente e ammirare monumenti e palazzi famosi, ciascuno con il suo grande carico simbolico. È lo skyline di una città dove si concentrano idealmente il potere e la storia dei popoli del mondo. E perché non immergerti in un fantasmagorico mondo orientale? Autentica overdose di decorazioni e figure oniriche, in un perfetto insieme caotico dove ogni 2 centimetri scopri qualcosa. 4 passi in più e sei nell'Eldorado, tra tribù di indiani, cowboys ed un trenino che non sta fermo un secondo. Forse quella che hai davanti è la Torre di Babele, o forse no, ma puoi immaginarla chissà dove a sfidare l'altezza delle nuvole. Sisifo, il re di Corinto, non smette un attimo di spingere la sua roccia, diventata una sfera, forse addirittura la terra, ed è la sua punizione eterna per aver sfidato gli dèi. E gli appassionati di storia sono accontentati con un flashback dello sbarco in Normandia, quindi della campagna di Russia, ed un'azione di guerra nelle risaie del Vietnam. Non può mancare la guerra combattuta nel Pasubio, con gli alpini e i muli in azione. C'è anche una riproduzione dell'ossario di Asiago. Ci costruiamo un bel jet e andiamo a farci un drink al Ponte degli Alpini, trafficato sopra e sotto. Con un falegname che già comincia a ripararlo. E ci sono perfino i buchi nel muro, cicatrici lasciate dalle palle di cannone francese. Persino Andrea Palladio sarebbe felice di vedere questa meraviglia. Il futuro ci aspetta con una fantascientifica stazione cosmica, strani esseri, robot e macchine spaziali, in un immaginario mondo super tecnologico. Piedi per terra, per un giretto in una bella città moderna, piena di traffico, gran movimento di persone, treni in corsa, dove è già riprodotta in real time la fila di persone all'esterno della mostra. E se ami il grande in piccolo, sei nel posto giusto, davanti a velieri, navi da guerra, aerei, supercars. E c'è persino il vecchio e caro trattore Landini testa calda. Uno spettacolo nello spettacolo è vedere centinaia di mani in azione per indicare ogni dettaglio o scattare l'ennesima foto da condividere. A proposito di mano, se la tua mano ha bisogno di ritornare in forma dopo un intervento chirurgico, ecco il miglior sistema per guarire giocando.